E buonasera amici telespettatori, eccoci tornati noi in diretta con Tuttadì e parliamo di Serie D, Girone B e Girone C, partendo sempre dal Girone B, che è il girone dove non comprende le bergamasche, ma abbiamo sempre tanti gol e tanti servizi che ci arrivano. E partiamo dai risultati di questo Girone B con una conferma soprattutto di questo Breno che ha fatto un trittico, lasciamo dire, perché io due lunedì fa avevo detto potrebbe fare 0 punti queste 3 partite, ne ha fatte C'era 5. effettivamente questo rischio, ma invece le cose sono andate fortunatamente in maniera completamente diversa. Questa giornata è stata spezzettata, si è giocata su 3 giorni di fatto, perché la gara di apertura della giornata è stata quella giocata allo stadio Breda di Sesto San Giovanni tra la Pro Sesto e la Pro Palazzolo. Ha vinto la Pro Sesto 3-2, una partita molto emozionante, con il doppio vantaggio della formazione di casa, il pareggio con doppietta di Ciccone e poi la rete decisiva. Avremo proprio modo anche di mostrarvi questi gol. Poi la giornata è proseguita sabato con una partita che io ho avuto modo di seguire, diciamo su internet, cioè quella tra Desenzano e Breno, e lì ho visto, qui vengo alla tua domanda, un Breno che veramente è lontanissimo parente del Breno dell'anno scorso. Anzi, ti dirò che anche il Breno visto in casa col Ciliverghi in Coppa non è questo Breno. Quindi qualcosa è cambiato in quella settimana, probabilmente che ha separato la squadra dalla Coppa al campionato, perché adesso la squadra gioca con personalità, con aggressività. E se andiamo a guardare, Varesina e Desenzano sono praticamente nelle prime posizioni. Il Breno ha pareggiato sia in casa della Varesina che in casa del Desenzano. Cosa che l'anno scorso o 2 anni fa, quando era nel girone B, non sarebbe mai successa. Quest'anno sta succedendo perché è un Breno cambiato. Però c'è anche uno Spitaletto lì in mezzo, a Adesso quota vediamo, 10, perché è arrivato anche un a quota messaggio. 12. Se non fosse stato per quella sconfitta con il Magenta in casa, un po' dolorosa, insomma, sarebbe veramente probabilmente a punteggio pieno. Ha dei numeri eccezionali. Lo Spitaletto è il miglior attacco del girone, 11 gol fatti, ne ha fatti 4 anche ieri alla povera, io direi ormai povera Arconatese, che è mestamente ultima a 0 punti, con un bagaglio di reti subite veramente incredibile. Però è stata anche una giornata caratterizzata anche dal colpaccio esterno della Nuova Sondrio in casa del Club Milano, e da altri risultati che secondo me sono abbastanza. Ciliverghe, dopo Ecco, lo l'addio stesso di Nokmaruwa. Ciliverghe che ha perso per 4-1 in casa, un Ciliverghe che ha dovuto dire addio anche a Nokmaruwa, che è passato alla Pro Palazzolo e che già è orfano di triglia. Quindi insomma un Ciliverghe che può essere in qualche modo giustificato per alcune difficoltà offensive. È ovvio che la formazione di Quartuccio dovrà correre ai ripari, e i rumors, che ovviamente rendono bella anche un No, po' non la. può essere, No, no. lo so, però il rumors te lo devo dire perché Diglielo arriva, al te lo direttore che. dico. Si parla di un passaggio di Carmine Marrazzo dal Castegnato al Ciliverghe. Questi sono rumors. Marrazzo ha già Eh sì. lavorato con Quartuccio a Castegnato, ha fatto una stagione meravigliosa, i due hanno ottimi rapporti. Insomma, sarebbe una cosa abbastanza, insomma, clamorosa dal mio punto di Prima vista. del giro gol ci sta Però Clementi la buttiamo lì così, che eh. Marazzo possa andare lì, tornare in Serie D e fa fatica secondo me. E la seconda cosa, Paolo ha anticipato del Breno, io ti voglio chiedere, vabbè, tanto tu lo sai vedendo sempre le immagini eccetera, anche se non sei sul campo a vedere direttamente Breno, conosci bene tutto. Ma i pareggi con autorità, non è che è andato a fare le barricate a Venegono e a Desenzano, si è messo dietro, gli altri hanno tirato 100 volte al Tutt'altro, palo, tutt'altro. tutt'altro. Probabilmente è stato quello che il click che è avvenuto, il cambio di mentalità, perché non è che puoi stravolgere, diceva Paolo, sono passati pochi giorni, neanche settimane, da quando il Breno ci ha dato l'impressione che sarebbe stato un anno sulla falsariga degli ultimi. E quindi il cambio non può essere tattico ma è un cambio di mentalità. Probabilmente se tu vai a provare ad importi anche su campi che nella tua testa sono proibitivi, capita anche che porti via il pareggio. Quindi parlava giustamente Paolo del fatto che è passato veramente poco tempo e quindi l'unica cosa che posso pensare è che i giocatori sono ancora quelli, chiaramente sono passati 10 giorni, miracoli non puoi farne, quindi c'è Può essere stato l'anno buono, può un. essere l'anno buono. Io adesso chiamo in Anche causa, perché. è vero che. Aspetta, Stefano, Sì. poi ti lascio la parola. È vero che mercoledì è un turno frasettimanale, turno lavorativo, si gioca alle 3 pomeriggio, però vedendo un messaggio che è arrivato a Spitaletto che dice ieri per
per la prima volta dopo tanti anni, 1000 persone allo stadio di Spitaletto, e questa è la voglia. Forse il Brescia giocava oggi, dunque ha favorito anche che lì in zona si andasse a vedere lo Spitaletto. Non so quanto conti, ma il calcio dei dilettanti per me sta tornando in maniera prepotente, la voglia di vedere questo calcio dilettanti. E dunque Breno fa la differenza, la fa l'esperienza di Serio, anche questo è un altro messaggio che arriva. E infatti l'altra domanda, non dico che la bocciatura di Del Vecchio, ma la promozione di Serio. Beh, è chiaro, io l'anno scorso non me ne voglia nessuno. Ma le immagini sono... Cioè, qualche errorino di troppo, ma non a Breno in categoria, in generale ci sono delle cose che mi fanno veramente un po'... mi lasciano un po' allibito. E l'anno scorso tanti punti sono stati lasciati giù dall'esperienza. Chiaramente la scelta di Serio è stata fatta in quella direzione ed evidentemente sta pagando. Serio a Breno ha dato tanto. A Breno sanno cosa può darti Serio, questi sono i risultati. Probabilmente dopo veramente star qui a cercare quale sia stato il fattore più determinante di un cambio di mentalità è difficile, però sicuramente sì, al di là dei punti impressiona molto. Il fatto che questa squadra si gioca con tutti e soprattutto ha bloccato sul paio due squadre di vertice, una squadra che l'anno scorso era molto fragile, spesso e volentieri con le squadre d'alta classifica beccava sabato Paloschi non ha toccato un pallone, è uscito a metà del secondo tempo, avrà toccato sino a due palloni, forse quando ha battuto il centro o quando è uscito, cioè questo è un ulteriore merito. E poi Serio non è molto impegnato, ma la sua presenza dietro secondo certo, me da esperienza. E per quanto riguarda Ciliberghi, Quartuccio in estate ha perso Minessi, che era il centravanti dell'eccellenza, è arrivato Barua. Adesso ha perso che Barua, beh, un attaccante. E non ha ancora Triglia a disposizione. Dovrà avere un attaccante, altrimenti è dura. La scelta da dove è derivata, la scelta di separarsi. Paolo, poi andiamo con Ciro Gol. Lo so, non ho ancora indagato. È difficile, sai che questa è difficile. Ho visto che Danilo Alessandro non ha giocato, non so se è legata a questa opzione, però avresti già Alessandro, Ceravolo, Arras. È arrivato a Noc. È arrivato, so. Hai già Tremolada, che comunque è un giocatore offensivo. Non lo so, il problema del Palazzolo non è fare i gol, ma non prendere. Anche perché l'ha fatta prima che c'era. Ne ha presi tre a Venegono, ne ha presi tre a Setto San Giovanni, quali appunto li stiamo vedendo. Sono le reti della gara giocata venerdì al Breda. Il gol di Clerici l'abbiamo appena visto al minuto settimo, una corta respinta. Poi gioca sale in cattedra De Respinis, prende palla, finta col destro e poi di sinistro. Il portiere, forse in quel caso, poteva fare meglio, e poi va sotto la propria curva a prendersi meritati applausi. Gran gol di Ciccone, che riapre la partita a un minuto dal riposo. Lo stesso Ciccone all'inizio del secondo tempo con questo sinistro trova l'angolino giusto per il 2-2, ma in uno stadio che sospinge con forza i propri giocatori arriva anche il gol di Zanchetta. Siamo al 28esimo, la palla resta lì e Zanchetta è molto bravo, uno slalom tra due difensori e il diagonale vincente che regala appunto i tre punti al Pro Sesto, che sale a quota 10. Queste sono le immagini del Tre Stelle di Desenzano, con il Breno in maglia granata che passa sotto per il bel gol di Bianchetti. Qua mi diceva Arnaldo, forse Serio poteva fare qualcosa, ma diamo merito anche all'attaccante della formazione appunto di casa. Ingenuo il calcio di rigore che permette a Rusconi di pareggiare. Guerini è stato toccato da un difensore proprio sul vertice dell'area e Rusconi appunto dagli 11 metri realizza il gol dell'1-1. Gasparri con questa rete al minuto 9 del secondo tempo consegna alla Varesina la vittoria in casa contro il Fanfulla e che vale appunto anche il primato in classifica a quota 13. Abbiamo adesso il crollo casalingo del Clan Milano. Questo è il primo gol di Busti, colpo di testa in elevazione, sfrutta anche la sua altezza, molto bravo questo giocatore ad aprire le marcature al 17esimo. Arriva anche il gol di Ferreira al 13esimo del secondo tempo, belle statuine del Clan Milano in difesa e il giocatore che penetra indisturbato e realizza il 2-0. Lo stesso Busti al 41esimo del secondo tempo, c'è questo calcio di punizione direttamente calciato in porta, il portiere probabilmente non si avvede o non si aspetta una conclusione di quel genere. Questo e arriva grave. Il gol, esatto, il gol del 3-0 per la nuova Sondrio. Lo Spitaletto in casa contro l'Arconatese vince 4-0. Sugli scudi Michel Panatti, che apre le marcature al 16esimo con questa rete di testa.
tribuna ovviamente gremita con gli ultras festanti, arriva anche il 2-0, la palla dietro per Cantamessa che di sinistro trova l'angolo giusto e fa il 2-0, siamo già alla metà del secondo tempo. Al 35esimo arriva anche il 3-0 con questa bella conclusione da fuori area di Messaggi e a chiudere la giornata trionfale dello Spitaletto arriva anche il calcio di punizione fantastico di Michel Panatti quando siamo arrivati al minuto 50. Purtroppo le altre reti non siamo riuscite a recuperarle. Beh, Panatti ci conferma. Ci vuole un grande acquisto per lo Spitaletto, complimenti dunque a questo Spitaletto, veramente la grande sorpresa di questo inizio campionato. La favorita quest'anno non direi di no. Anche perché poi io dicevo, dubbio magari, sai, neopromossa, ha fatto dei bei acquisti, ma vabbè, non per vincere il campionato. Beh, quale smini allenatore? Sono Bakayoko e Lucenti che hanno fatto la Serie C. Insieme insomma. Anche tra l'altro. Insieme, quindi conoscono i quindi... meccanismi. Però che vada, sei gritti dietro. Cioè, sì, dire, sì, ecco. Sì, no, bella squadra. Qualche dubbio magari le su un mister che in Serie D. Le quote sono azzeccate. Ho detto in eccellenza un mister vincente in Serie D, siccome lui con lo squadrone forte vince e invece sta facendo grandi cose, tanto di cappello e mi fa piacere vedere, sentire Cantamessa, questi numeri. Cantamessa tra l'altro di Lovere, se non sbaglio. Cantamessa di Lovere, sì. Su quelli è Bianco. Sì. È vicino di casa di Arnaldo. Sai che copia lui e Ducoli? Sì, è vero. Avanti come 2006. Questo è quanto. Allora andiamo via subito al servizio del Breno perché abbiamo dato un risultato molto importante. Paolo, la seguita era un po' anticipata, sì. Ma andiamo a sentire proprio le parole dei mister a fine partita dove un Gaburro dice due punti persi, ma solo perché pensava di vincere, non secondo me, anche secondo me, perché non sono stati due punti persi. Sulla partita giocata, io penso sia stato un meritato punto del Breno. Vediamo. Sì, è normale che siamo soddisfatti dopo queste prime cinque partite, perché abbiamo affrontato squadre con caratura e squadre con rose importanti. Oggi penso che il Desenzano sia stata la squadra che fino a questo momento ci abbia messo più in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo. Non avevate mai subito gol nel primo tempo e non eravate mai andati in svantaggio. Oggi sono successe entrambe le cose, ma la reazione è stata incredibile. Quindi, oltre all'approccio, c'è proprio una squadra che ha anche continuità, no? Sì, vero. Non ci eravamo mai trovati in questa situazione, quindi la cosa più importante è stata appunto la risposta della squadra, dove in realtà siamo andati sotto, probabilmente anche non meritando lo svantaggio, perché l'approccio alla partita è stato veramente importante. Siamo andati sotto su onestamente un grandissimo gol, quindi va riconosciuta anche la qualità dell'avversario, perché spesso quando si prende gol si tende a mettere in primo piano gli errori della propria squadra e mai a diciamo apprezzare un gesto che può essere anche fatto da singolo. L'obiettivo deve essere assolutamente la salvezza, perché come dico ai ragazzi all'inizio stagione, dobbiamo continuare ad avere la convinzione che abbiamo avuto fino ad oggi di poterci giocare le partite su tutti i campi, ma non possiamo assolutamente avere la presunzione di pensare di essere in questo momento una squadra che deve ambire a qualcosa di diverso. Sinceramente sono due punti persi, nonostante che secondo me il Breno ha fatto un'ottima partita, cioè, ha usato al massimo il materiale che ha a disposizione, ha fatto una partita compatta, secondo me anche aggressiva, giusto, con lucidità, e quindi ci ha complicato molto la giornata, però comunque dentro quella giornata complicata ci sono state troppe situazioni secondo me che potevano portarci ad andare sopra. Non cito solo il rigore non fischiato, anche se è stato purtroppo abbastanza palese, però a parte quello ci sono state comunque due o tre situazioni in cui noi dobbiamo fare gol, compresa anche quella dell'ultimo secondo. Insomma. Il nostro portiere di fatto non ha fatto nulla, c'è stato un rigore che noi purtroppo abbiamo concesso facendo un errore, quindi paghiamo quello che è il nostro errore. C'è stata una ripartenza a campo aperto loro che non abbiamo fermato quel fallo, che abbiamo sbagliato anche lì nel secondo tempo e basta. Nel senso, per il resto il Breno ha fatto un gran lavoro che l'ha premiato quel risultato. Che l'ha premiato con il risultato, che è quello che conta. Ha fatto un gran lavoro anche il Fanfulla a Venegono contro la Varesina, perché io ho visto gli highlights, non riusciamo a mandarli, li abbiamo su domani, ma non riusciamo a mandarli per i tempi, ma tutto sommato ha vinto poi la Varesina. Però questo per il Fanfulla, per il Crema che vince, vuol dire che quelli di sotto stanno cominciando a fare qualche botta, a parte con Attese, sì. Poi qualche botta la fanno. Beh, la vittoria stessa del Sondrio, esatto. In casa del Gran Milano è un segnale che insomma squadre che perdono in partenza o comunque squadre arrendevoli non ce ne sono, l'unica era con Attese che veramente... Sì, però lì è evidente drammatica. Che è successo qualcosa. Qualcosa è successo perché prendi 3-4 gol a partita. Hanno subito 14 gol
in 5 partite, quindi una media. Non sappiamo cosa, ma di sicuro qualcosa è successo. Però io, per chiudere questo girone, poi passare al girone C, andrei a vederci la partita che venerdì ha aperto, e questa Pro Sesto, attenzione, perché sta prendendo il ritmo giusto la formazione Pro Sesto, ha battuto il Palazzolo, abbiamo servito seconda sconfitta per il Pro Palazzolo. È quello, sì, in partita che contro il Palazzolo. Adesso arriva in off-barua, quindi. Ci pensa lui. Era partita, sappiamo che l'obiettivo della dirigenza del Palazzolo è come quello di Desenzano, cioè la primo posto, portarlo a casa, poi vincere ne vince soltanto una. Pro Sesto Palazzolo, poi chiudiamo e passiamo al prossimo girone. Anticipo di lusso al Breda di Sesto San Giovanni, dove la Pro Sesto di Angelotti ospita la Pro Palazzolo di Marco Didu. Pronti via e subito bella azione dei padroni di casa, Zanchetta cerca Clerici, buona opposizione di Doldi. Ma il gol arriva subito al settimo minuto, punizione di Puzzolo ribattuta, secondo tentativo di collo pieno di Clerici che sorprende Doldi col pallone che gli rimbalza davanti. Gol immediato e Pro Sesto subito in vantaggio, la Pro Palazzolo allora deve provare a reagire prima cercando Fabio Ceravolo, ma il classe 87 uscirà subito dal match per un infortunio. Successivamente con il tiro a giro da parte di Tremolada, respinto sulla linea però da un difensore della Pro Sesto, e infine con il colpo di testa di Oliveri, alto non di molto, ma al minuto 22 la Pro Sesto si dimostra più cinica e determinata. Duello vinto da Vaghi sulla corsia di destra, il numero 7 sfugge in contropiede e gestisce al meglio la ripartenza. De Respini si allarga, resta in gioco e poi conclude verso la porta avversaria, davvero bomber d'area di rigore. 2-0 ed esultanza giusta del capitano della Pro Sesto. Pro Sesto avanti di due reti e Pro Palazzolo che non trova il bandolo della matassa nonostante il tentativo di Boschetti, respinto di piede da Maglieri, e un successivo calcio di punizione dei ragazzi di Didu che finisce però alto. Sembra finito il primo tempo quando Ciccone si inventa il gol che riapre la partita, sassata Mancina che finisce la sua corsa sotto l'incrocio dei pali, gol bellissimo e Pro Palazzolo che riapre il match. Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, ancora Ciccone che si invola, ma sul tiro del numero 8 è super la replica di Maglieri. Ma il pareggio è nell'aria e Ciccone scatenato rientra sul centro del campo e col mancino sorprende Maglieri sul primo palo. Altro gol bello e Pro Palazzolo nuovamente nel match, riportato in parità da uno dei suoi leader. Vita che diventa bellissima, emozioni da una parte e dall'altra. Il tiro di Boschetti dalla sinistra viene salvato sulla linea dalla Pro Sesto, ma al minuto 28 l'episodio che cambia il match. Liscio di Saltarelli che di fatto regala la rimessa laterale alla Pro Sesto. Dalla successiva palla messa dentro, la sfera resta viva in area di rigore, Zanchetta la fa sua, vince un rimpallo e trova il destro vincente col pallone che bacia il palo e finisce la sua corsa in fondo al sacco. Breda di nuovo in delirio e tutti ad abbracciare il numero 10 della Pro Sesto per il gol che sarà di fatto decisivo. Pro Palazzolo chiamata ancora una volta a reagire, dopo un tiro alto da corner arriva l'ennesima opportunità per Ciccone che stavolta però colpisce clamorosamente il palo da due passi. Finale per una palla non restituita, scaramuccia che porta nei rossi di Tremolada e Sant'Ambrogio, ma è praticamente finita e al triplice fischio esulta la Pro Sesto. Possa essere Baroà attaccante professionista che ha annunciato la Palazzolo per domani, che lo diranno, beh, magari insieme arriva Baroà, vuol dire stravolgere tutto, vuol dire mercato già la settima giornata, qua siamo in Serie D, stravolgere tutto, la voglia di vincere, sentirsi costretto secondo a vincere. Secondo me il problema della Palazzolo non è fare i gol ma evitarli, perché ne ha presi veramente tanti. Evitarli e star tranquilli che il campionato di Serie D, abbiamo visto anche l'anno scorso, è molto lungo, certo devi cercare di prendere meno punti possibili. L'anno scorso è stato memorabile. Ma anche quest'anno mi sembra molto equilibrato, vedremo se scappa via qualcuno, ma anche Varesina che scappa via non la vedo così. Dai, apriamo il girone C perché anche qui abbiamo un po' delle sorprese, la sorpresa grande è Caravaggio. In queste prime giornate di campionato delle Bergamasche, Caravaggio secondo in classifica, secondo me è la sorpresa grande. Fatica dell'Arca Alpina che vince nei ricorsi in Coppa. Sì, ma ha già vinto due ricorsi di Coppa, ha vinto anche l'ultimo recente contro la Virtus Gerano Bergamo. E complimenti, perché dietro le scrivanie sono sicuramente fortissimi, ecco, in campo devono trovare non è colpa delle determinate quadrature. Diciamo che a livello di campionato c'è un campo d'arsico che sta ripercorrendo le orme dell'Unione Clodiense dell'anno scorso. Ve la ricordate il Chioggia? 5 vittorie nelle prime 5 partite, il campo d'arsico sta facendo la stessa cosa, ha già lasciato 5 punti tra sé e le inseguitrici, ma le inseguitrici sono niente meno che il Treviso, che si sapeva che era una squadra di un certo livello, ma poi ci sono Caravaggio e Villavalle. Il Villavalle che ha perso il derby con la Virtus Gerano Bergamo, però attenzione perché comunque la formazione del Caravaggio ha battuto un Mestre, diciamo, abbastanza lanciato e ha spento un po' gli entusiasmi della formazione di Tacchinardi. In fondo alla classifica vediamo un Real Calepina in difficoltà, il Brusaporto ieri che ha pareggiato contro la Luparense, una partita che ho visto su internet, non mi ha molto entusiasmato, però un punto diciamo che comunque muove la classifica, e in fondo questa guerra tra poveri insomma ha premiato il Lavis che ha battuto il Chions, insomma due squadre in grossa difficoltà.
Ecco, quelle lì sono squadre in grossa difficoltà. Quello, quando vedo Campo d'Arcego, vedo quella squadra che aveva vinto il campionato due o tre anni fa, poi ho rinunciato alla Serie G, poi le vedo lì ancora prima in classifica. Sono cambiate le condizioni. Spero per loro. Sì, anche perché ha già messo un margine, 5 punti di vantaggio dopo 5 partite, è già un bel margine. Spero, perché sennò chi te lo fa fare di vincere il campionato se poi non vuoi vincerlo, Cleme? Io non so, anche la mente. L'anno scorso c'era un Chioggia lanciatissimo, però c'era un Dolomiti Bellunesi che l'ha tenuto a botta. Quest'anno Dolomiti Bellunesi sta perdendo qualche colpo. Anche il Treviso aveva provato nel giorno d'andata, poi si era staccato. Sì, vero. Creme, chi te lo fa fare? Ho fatto la tua stessa considerazione. Ieri andavamo a giocare e Roby stava guardando i risultati della Serie D e mi dice: c'è il Campo d'Arcego già più 5. E mi è venuto in mente la stessa cosa che... Vinto il campionato, rinuncia al campionato. Io non so se è per la struttura, se è perché poi... Sono passati tre anni, Arnaldo, magari le condizioni sono cambiate. Ma forse anche di più, No, non sono tanti di più, 3-4 anni, ma anche poi gli altri anni ha fatto bene, ma arrivava lì e dicevo sempre, forse un anno stava retrocedendo addirittura, l'anno dopo forse, subito, perché ha rinunciato lì, poi ha quasi rivoluzionato tutto quanto, l'anno dopo stava quasi retrocedendo, si è salvato, forse è retrocesso, poi è venuta su ancora di categoria. Però adesso la vediamo lì, speriamo per loro che se vengono su vadano a fare la Serie C, poi ci sono le anche strutture, perché, attenzione. Anche perché secondo me andare in Serie C, secondo me, ci guadagni i costi, magari ecco, hai delle entrate che magari non hai. Se Serie C diventa un po' business, probabilmente, e se galleggi il primo anno poi puoi trovare, però sì. se non hai le strutture è dura. Io lo sto vedendo con l'Albino, l'Efe, che loro sono pronto. Ah, ecco, bene. Campo d'Arcego adesso invece hanno lo stadio per la Serie C, dunque può darsi che era troppo presto allora e ci ripete. Allora una scelta giusta, sì. Anche questa, grazie per il messaggio, la precisazione. Io andrei a vedere Villa Valle Virtus Cigerano, il servizio, le parole dei due mister alla fine partita, perché se vogliamo è stata una sorpresa negativa per il Villa Valle, ma molto positiva per la squadra di Ivan del Prato. Adesso vediamo, diamo tempo a Felix, quando è pronto lo mandiamo. Derby bergamasco, ci ha giocato sabato alle 3 a Villa Valle. Vediamo. Nel derby doppiamente amaro al termine di una prestazione, comunque le occasioni sono state, è mancata forse un po' di concretezza. Sì, ci sono state nel secondo tempo, quando ormai perdevamo 2-0. Abbiamo regalato un tempo. Il primo tempo non abbiamo giocato affatto, mi assumo le responsabilità, la colpa è mia, i ragazzi non c'entrano niente. Perché quando si perde 2-0 al primo tempo la colpa principalmente è la mia. Forse non hanno capito bene l'importanza del derby. Però niente, poi il secondo tempo chiaro attraverso occasioni, però ormai era troppo tardi, si poteva riaprire, però ripeto, quando si perde 2-0 la colpa è solo dell'allenatore. Un discorso di approccio e un po' di stanchezza magari? No, non è un discorso di approccio, perché se no il secondo tempo... si è vista la partita, secondo me ho sbagliato giocatori. Era difficile marcare i due centrocampisti, infatti uno era sempre libero e secondo me è stata vinta lì la partita. Sì, bene, abbiamo fatto sicuramente un ottimo primo tempo, abbiamo trovato questi due gol e dove stavamo gestendo bene la gara, poi il fatto che sono i due centrocampisti ha fatto una grande partita come credo tutta la squadra. Poi hanno cambiato il sistema di gioco perché sono partiti con i due attaccanti dei tre quarti, sono messi un po' a specchio come con noi. Poi abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, la loro reazione, hanno avuto un paio di situazioni insomma, dove potevano mai trovare il gol, soprattutto adesso almeno anche noi il gol annullato. L'abbiamo gestita abbastanza bene, dovevamo far meglio, nel senso che siamo forse un po' calati. Altra partita in settimana contro il Campo d'Arcego mercoledì, non sarà facile perché comunque anche loro sono alti in classifica come lo era oggi il Villa Valle, ma andiamo senza paura. Beh, mi hanno detto che hanno vinto anche oggi, per cui hanno fatto 5 vittorie consecutive. La squadra è costruita per far bene. Adesso noi dobbiamo recuperare un po' di energie mentali, ma anche fisiche, perché abbiamo speso molto. Abbiamo 3-4 giorni solo per recuperare, prepararsi bene. E sarà stimolante sicuramente, perché incontriamo una squadra che è imbattuta e vedremo quello che riusciremo a fare. Non solo in battuta, le vinte tutte la formazione del Campo d'Arcego, dunque sarà un bel test mercoledì, tante belle partite per quanto riguarda il giro gol, poi avremo Brusa Porto, saremo in chiusura, giro gol per quanto quelli che riusciamo a avere in questo girone, Paolo. Sì, non abbiamo tantissimi perché il girone C non ce ne offre tantissimi, vediamo se Felice li manda e li commentiamo. Parlavamo appunto di un Dolomiti Bellunesi che ha avuto un inizio abbastanza difficoltoso rispetto alle aspettative, perde in casa 2-1 col Porto Gruaro.
la doppietta di Corti dalla formazione del Portogallo. Vediamo appunto la prima, una conclusione ribattuta, irrompe Corti che realizza il gol del momentaneo 1-0. Poi nel secondo tempo arriverà anche il 2-0, ma qui c'è un clamoroso errore dei due difensori. Uno tenta forse un retropassaggio al compagno, non al portiere di certo, e ancora Corti realizza il 2-0. A corsa alle distanze su calcio di rigore Marangon, un rigore che si procura come stiere questo giocatore, ma ingenuo anche il portiere, insomma non sarebbe andato molto lontano con i due difensori che lo stavano braccando. Comunque Marangon realizza il 2-1, ma non basta per raddrizzare questa partita. Andiamo in terra vicentina, Montecchio Maggiore contro il Charlins Muzzana in maglia nera, vince la formazione friulana. Questo è il gol di Bramante dopo un paio di minuti, si fa trovare libero al limite dell'area e realizza l'1-0. Ci sarà poi il raddoppio di Furlan direttamente su calcio di punizione, il portiere manco ci prova, calciata veramente benissimo. E poi sarà Chinellato per il Montecchio Maggiore ad accorciare le distanze al minuto 38, c'è questa azione con la palla appunto che viene messa in mezzo e Chinellato si allunga e in sforbiciata, insomma allungando la gamba destra, realizza il gol del 2-1. Abbiamo già visto, ma le rivediamo volentieri, i gol della partita tra Villa Valle e Virtus Cisarano Bergamo. Le marcature le apre Chiggiato al 24esimo, ecco il gol dell'1-0, e poi al 34esimo, sempre del primo tempo, su questo bel assist in profondità, e Viscardi, il tap-in vincente per il 2-0 definitivo. Chiudiamo con le immagini di Antenna 3, con la rete di apertura del Bassano con Rajcevic al minuto 31, poi al 50esimo, quando ormai lo stadio quasi non ci crede più, arriva il pareggio di Gioè del Treviso, 1-1 definitivo. Insomma, Treviso che sale a quota 10. Vediamo anche lì tanta gente, del resto è Treviso, però i risultati forse non sono uguali alla gente che c'è a vedere questo Treviso. Mi ha fatto piacere prima sul rigore che ho usato dal portiere, che poi il portiere va a protestare alla grande quando ne aveva fatta di cotte. C'è e poco da protestare. Chiudiamo col servizio allora del Bruciaporto, poi torniamo in studio a salutare. Ma non abbiamo tempo di riuscire a mandare... Perfetto, allora torniamo in studio, allora vado a salutare chi abbiamo in studio. Bruciaporto abbiamo visto comunque, non abbiamo visto perché era 0-0, dunque non c'era neanche i gol. Non è stata neanche una gran partita. Non è stata grande emozioni, più Sì, tutto sommato va bene non farla vedere. Più Bruciaporto, se vogliamo dirla così velocemente, più Bruciaporto che Luparense, dunque una Bruciaporto che si sta, come ha detto il suo mister, si sta un attimino assestando per quello che vuol fare Bruciaporto in questo campionato. Grazie a Paolo, grazie a Stefano. Grazie a voi, ciao. Grazie Luca Clementi, direttore sportivo del Pianico, ci vediamo sui campi di calcio. Ricordiamo, turno fra settimana e Serie D, si gioca il fine settimana con il nostro calcio e poi ci sono le coppe per quanto riguarda l'eccellenza e altre, poi ci sarà anche il turno di eccellenza, insomma questo ne parleremo più avanti. Grazie a Felix, grazie agli sponsor che sono sempre con noi, chi ha portato tutte le immagini. Si torna lunedì prossimo alle 20:10.